Ostigliano, provincia di Salerno, e mi trovo alla 28ª edizione della Sagra Vasci, Portuni e Pertosi, organizzata dall'omonima associazione che porta appunto lo stesso nome. Andiamo a scoprire i segreti di questo evento che da ben 28 anni, come ho detto prima, si porta avanti. Seguitemi e andiamo alla scoperta di questo fantastico evento. I campani e di toi chi te li suona, e te li sono io mattina e sera. Ninella, ninella mia de Calimera, e zomba ninella, ninella mia ninella. Anche lei qui a Vasci, Portuni e Pertosi, vero? Bellissimo. È la prima volta che viene? Sì, bellissimo il borgo, bellissima l'organizzazione. Io trascorro le vacanze alla Licinella di Pestum, ma è la prima volta che ho il piacere di portare i miei amici qui a Ostigliano. Stiamo per degustare. Ok, io vi auguro buon appetito, quindi consigliate questa festa a tutti i telespettatori di Cinema. Perché è un arricchimento culturale. Non e sono... anche di pancia, se permette. Sì, va bene, però è un tipo di alimentazione che porta con sé cultura, conoscenza, divertimento e, torno a dire, un profondo arricchimento della persona. Sono persone gentilissime, ben organizzato, veramente nulla da dire. Siete venuti qui a Vasci, Portuni e Pertosi, è la prima volta che venite o siete degli abitué? No, è la seconda volta, la prima volta siamo venuti alla prima edizione. Proprio prima edizione, ma siamo alla 28ª. Quindi parecchi anni fa, parecchi anni fa. Parecchi anni, ma di dove siete? Vallo della Lucana. Ottimo, buonissimo, il servizio ottimo, bravi ragazzi, squisiti. Sono avellinese, trapiantato a Napoli. Giudizio su questa festa, stava dicendo, a parte il mangiare. Giudizio sul cibo, giudizio sul tutto positivissimo. Quello che mi ha colpito di più insieme a tutto è il garbo e l'educazione, che sono due cose che nel Cilento, diciamo, a volte è difficile trovare. Socievoli, insomma, hanno il contatto con la gente e sanno che cosa significa accogliere. Una prima serata tutt'altro che positiva, poiché ci sono state molte persone in più rispetto allo scorso anno e quindi noi possiamo dire che siamo contenti di questo che abbiamo fatto stasera. Ovviamente nelle altre sere ci impegneremo ancora di più per portare altra gente qui a Ostigliano. Hanno degustato tanti visitatori, abbiamo fatto delle interviste. Si sono complimentati soprattutto per, oltre la bontà del cibo, la bellezza del posto, soprattutto per l'accoglienza e il comportamento soprattutto dei ragazzi giovanissimi che voi avete deputato sì, appunto a servire i tavoli. Sì, appunto questo è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, il personale, soprattutto dei camerieri che sono molto gentili, infatti abbiamo avuto complimenti appunto con il questionario di gradimento che noi facciamo ogni anno su cosa possiamo migliorare, e le cose positive è stato proprio il servizio e la gentilezza del personale, e questo secondo me è un punto di riferimento che la manifestazione si può basare, ma non solo la manifestazione ma soprattutto il paese Ostigliano, e quindi è un paese molto ospitale, diciamo. Noi vi vogliamo fare un invito, anzi i ragazzi vogliono fare un invito, quindi ragazzi, che dobbiamo dire ai telespettatori che li aspettate quando? Il 10 agosto. Dove? Ostigliano. Vasci, Portuni e Pertosi.